Il progetto Laurus, di cui Mercedes-Benz è parte fin dalla sua fondazione, è un grande progetto che nel nome dello sport che può cambiare il mondo, su una frase che fu pronunciata da Nelson Mandela, che fu proprio partecipe di questa fondazione, oggi accomuna più di 100 progetti a livello mondiale attraverso i quali giovani con disagio socio-economico o familiare possono essere recuperati, o meglio, possono essere indirizzati ad essere dei cittadini migliori attraverso lo sport. Questo viene fatto attraverso queste centinaia di progetti che non vogliono creare dei campioni, questo poi dipenderà dalle qualità dei singoli, ma che vogliono invece creare delle condizioni per cui questi ragazzi, che vivono appunto delle situazioni molto difficili, possono poi essere integrati in famiglia e in società nel modo migliore, diventando dei buoni cittadini. Questo naturalmente nasce da dei valori che Mercedes-Benz condivide e che sono propri dello sport, valori di etica, di integrità, di spirito di disciplina, spirito di sacrificio anche, del preparare il proprio futuro attraverso un lavoro costante, un lavoro di squadra che preveda anche però dei talenti individuali, così come nello sport. Ed è questo che ci porta quindi ad essere molto vicini nello sport ed aver costituito una sorta di team o di squadra virtuale attraverso degli atleti olimpici che hanno ottenuto grandi risultati in quelle discipline che non sono tutti i giorni sotto i riflettori dei grandi media, ma che proprio per questo rappresentano l'espressione più bella, più forte dello sport come costruzione di vita quotidiana. Questo è il Mercedes-Benz Team, che è nato 2 anni fa e che oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare qui in questa giornata in cui celebriamo un po' il mondo Laureus, e che sono state Alessia Trost e Maurizio Feluco, 2 grandi campioni del salto in alto e della pallanuoto italiana.